Signori, benvenuti e benvenuti in un nuovo episodio di Atomic Heart. Nell'ultima puntata ci siamo salutati con uscendo da quello che è il VDNH. Abbiamo visto Sejelov, come cazzo si chiama, che ha ucciso Molotov e soprattutto ha distrutto le prove con quel polimero rosso che ha preso le sembianze umane e praticamente l'ha squagliato, l'ha maciullato in un nanosecondo. Adesso siamo alla ricerca del centro computazione di Sejelov, dove dobbiamo cercare di scoprire dov'è Petrov, il traditore ingegnere che lavorava prima per Sejelov. Non sappiamo se ancora Sejelov è dalla nostra parte o meno. A me, in base a quello che crea, onestamente non mi sembra una persona normale, però vediamo. Mi trovo qui dove ho fatto fuori un bel po' di robot in vostra assenza. Questo ci è costato qualche livello. Non mi ricordo se l'ho fatta con voi o meno quest'arma qui, ma abbiamo, come vedete, la palla di neve. Porca puttana, che non è forte ancora come l'ascia. Cioè, in teoria sì, però è un po' più lenta. E adesso ci dirigiamo verso il punto. Questo gioco, vi devo dire la verità, non mi sta prendendo benissimo, diciamo. Un gioco che è bello sicuramente giocarlo, però non è un gioco che onestamente mi riesce ad acchiappare come magari qualche gioco sa fare, tipo Days Gone. Days Gone, raga, quando l'ho portato qua nel canale era qualcosa di incredibile. Mentre questo qui, non lo so, sarà un po' questa ambientazione che non è delle migliori per i miei gusti. Poi ste cazzo di musica sparati a palla che non puoi farci niente, i dialoghi che sono molto intensi e a volte anche inutili, diciamo che ha i suoi difetti. Poi anche la varietà di... cioè, raga, le auto prendibili sono solo queste qui rosse, almeno fino adesso. E il bello che sono tutte uguali, cioè non hanno nemmeno pensato, che ne so, di cambiare il colore per farla sembrare un'auto diversa, che so, vedete? Tutte uguali, tutte uguali. E queste sono piccolezze che fanno. Comunque siamo arrivati. Ah no, devo andare avanti, mi sta guidando. Procediamo. Porca puttana, oddio. Che puttana, la macchina si è scassata. Si è scassata la macchina. Io li lutto questi qui perché è molto utile farlo. Ecco, e ci permette di risparmiare munizioni preziose. Abbiamo la pistola, abbiamo sempre le solite armi. Siamo abbastanza attrezzati bene, anche se dovremmo fare un salto al deposito e vedere un po' con tutti i robot che ho ucciso come siamo messi a livello di inventario. Tra l'altro, in vostra assenza ho trovato un'abilità che permetteva di allargare l'inventario. Tra l'altro, vero, possiamo andarci pure da qui. Vedete adesso che è molto più grande. Siamo pieni di roba. E questo qui, che non sapevo che cazzo erano, perché qua te lo dice, è i razzi per il ragazzone. Un'arma che noi non abbiamo, quindi poi li deposito. La macchina penso sia scassata. Non si può sparare in auto, vero? No. Ehi, Charles, cosa studia il centro di Sejelov? Le onde radio, compagno maggiore, contiene equipaggiamento che aiuta. Ma che cazzo? Ma vai a cagare. A meno male che era girato questo. E questo era quello forte, raga. Vedi, pure tipo i cadaveri, raga. Cioè, sembrano sciocchezze, giustamente, perché lo possono sembrare. Ma Dio mio, non puoi farmi tutti i cadaveri uguali. Mamma mia di roba. Tutti i cadaveri uguali, raga. Completamente identici. Sempre la stessa persona. Guardate. È sempre lui. Questa persona è morta miliardi di volte. Comunque dai, ci dirigiamo verso il laboratorio. Vediamo se il centro computazione. Vediamo se siamo qui. Salvataggio. No, ancora dobbiamo andare avanti. Però mi sa che siamo arrivati. Anche la stessa uguaglianza negli edifici, eh? Tutte casette uguali. Mamma mia, questa la potenziamo poi, eh. Ci ho potenziato soltanto il manico ergonomico per renderla più veloce. Infatti è già a pari dell'ascia.
Per il semplice fatto che era molto più lenta quando l'ho presa. Appena possibile ci potenziamo. Guarda qua che posto. Appena possibile ci potenziamo anche di nuovo l'inventario. Oddio. Solo di arrivare siamo arrivati. Il problema è Petrov. Attenzione maggiore, il nemico ha aumentato il livello di allerta. Porca puttana. Momento di panico. Oddio, andate via, piccoli bastardi. Oh, ma che due coglioni. State a fanculo. Eh sì, un paio di cazzi, dai, andiamo. Andiamo via. Oddio, ma che cazzo è? Ancora tu, sono tutte, sparisci. Oddio. Liberiamo la zona. Guarda come li stordisco con sta roba. Li ho pure frantumati, aggiungerei. Ok. Petrov dovrebbe essere qua. Ma qui è pieno di loot, quindi lootiamoci tutto. Mamma mia, raga, abbiamo trovato tanta di quella roba. E questo è tipo un laboratorio. Un cadavere, vediamo cosa è successo qui. Stupida classificazione. Spero che chiunque l'abbia inventata sia fortunata tanto quanto me. Sì, anch'io. Di cosa stai parlando? Sto parlando della classificazione sociale, Nicef. Tu non te ne sei mai dovuto preoccupare. Ecco. Scusami, devo scappare. Allora, vedete questa roba qui che può sembrare una minchiata, però a me non piace molto. Allora, questa persona è stata, come vedete, massacrata dai robot. Tralasciando il fatto che le texture onestamente non sono delle migliori, quelle delle persone, attenzione, non protagonisti, perché i personaggi come Sechenov, attenzione, cazzo si segava qui nei cessi con questa tipa, personaggi fuori dal, diciamo, dalla linea dei protagonisti, come può essere Sechenov, il nostro personaggio, e quell'altro uomo che abbiamo visto, Molotov, che si capisce che sono organici. Questi qui sembrano sempre robot, cioè proprio sono lucidi. Guardate la lucidità che hanno, raga, sono lucidi. Cioè dovrebbe essere sporca comunque, perché è a terra e tralasciando, cioè si dovrebbe distinguere l'asciutto dal sangue, che magari è fresco ed è bagnato, dato che tutto questo caos, ripeto, è successo circa 4 ore fa, l'abbiamo potuto notare mentre prendevamo il treno in qualche episodio precedente. Ma non contenti, il difetto non è solo questo, ma è anche il fatto che parlando con questi cadaveri è come se... Cazzo è, cioè non è che ti parlano, sai, con quella paura di una che ha perso la vita, massacrata dai robot, è stata pure trascinata, come si può vedere fin qui, quindi ha sofferto prima di morire in questo punto, e ti parla con quell'aria, guardate. Stupida classificazione, spero che chiunque l'abbia inventata sia fortunata tanto quanto me. Sì, scusami, devo scappare. Cioè, capito, tipo un gioco, tipo che non hanno paura di morire, tipo che stanno giocando, cioè... E questa cosa perde di... A me, ragazzi, io parlo sempre gusti personali, però a me mi fa perdere onestamente la serietà della situazione, perché tu magari lo vedi come un massacro robot gravissimo, i robot si stanno ribellando, sta succedendo l'inferno fuori, e poi vedi la gente del posto che è morta, ti parla grazie ai neuropolimeri che hanno installati, e... completamente, cioè non se ne stanno fregando, ci ridono sopra, fanno delle battute a volte anche stupide. Oddio, porca di quella puttana. No, cazzo fa. Ecco, vai a cagare. Però questa cosa, ripeto, ti fa prendere il gioco meno seriamente, raga. Vi ricordate la missione del treno? Cioè, io dovevo praticamente parlare con i cadaveri della lotteria. C'era quello che mi diceva, no, il treno indemoniato. Prendilo tu il biglietto, che non lo posso prendere, non vedi che sono morto. Tipo queste battute così. E il gioco cade troppo sull'ironia, che ci sta... È belle queste battute, però dobbiamo comunque mantenere un aspetto realistico di quello che
che ci circonda, che è veramente un disastro. Petrov è da qualche parte nei dintorni, compagno maggiore. Abbassa il volume. Cioè, qua ci vuole un disco. C'ho pure pochi colpi della pistola. Tra l'altro, per sbaglio, ho visto che le armi si possono smantellare. Ho smantellato per sbaglio la pistola, quella che avevamo modificata. Ok, ho fatto fuori tutte. Ah, vedi che si può salire, infatti. Evidentemente devo salire da sopra. Eccolo qua. Vedo ogni tuo passo, bastardo. Non mi fermerai mai. Qua posso fare un sistema di telecamere. Oh, cosa ho aperto? Ho aperto qui qualcosa che poi per il loot ci fa comodo. Qui ho aperto un'altra roba che per il loot ci fa comodo. Vediamo con le telecamere qui se posso fare qualcos'altro. Qua no. Perfetto, abbiamo fatto tutto il possibile qui. Da qui dovrebbe esserci... Oh. Ok, abbiamo tra l'altro 4 tacchette, se notate adesso, nella corazza. E qua posso mettere il gettone che ho trovato. Ok, questa era doppia serratura. Ok. Oh, guarda che cazzo c'è. Guarda un po' chi abbiamo qui. Ma dai. L'hai ucciso. Basta, Victor. Sono morti in troppi. L'ho solo tramortito. È svenuto, ok? Essere o non essere, questo è il dilemma. Se sia più nobile nella mente soffrire colpi di fionda e dardi d'atroce fortuna, o prendere armi contro un mare d'affanni opponendosi per loro fine. No, no, è sbagliato. Non sono d'accordo. Scusa, Larissa, ma non riesco proprio a capire. Lui ha rovinato tutto, e tu? Tu? Sono un dottore, e sono già morte fin troppe persone oggi. Persone? Lui è un animale! Un cane rabbioso! Salterebbe alla gola di chiunque se glielo ordinasse Sechenov! Victor, è legato. Gli programmo una cura e ce ne andiamo. Dove? Nessuno verrà a salvarci, lo sai. E questo pazzo ci ha rovinato il piano di fuga! Lo so, ci inventeremo qualche cosa. Io non credo. Lasciatemi andare e prometto che sarà veloce. È indolore. Attenzione. Guarda, sentilo. Si è appena svegliato e ci sta già minacciando. Sì, esatto, vi sto minacciando. Quante persone hanno fatto fuori i vostri robot senza nessun avvertimento? 2000? O forse 3000? Non è colpa di Victor. È stato un malfunzionamento. Malfunzionamento? E allora perché il tuo ragazzo non ha neanche un graffio, eh? Ma di che stai parlando? Non è ovvio? Il Vavilov, il VDNH, i robot stanno attaccando tutti tranne voi due. Com'è possibile se non li controllate? Eh? Victor? Avevi detto che tu non c'entravi niente. E tu gli hai creduto? Quante altre stronzate ti avrà detto? Victor. Non avevo altra scelta. Un malfunzionamento non sarebbe bastato. Ma tu guarda. Però, che come verità. Hai potuto? Ma se l'hai detto proprio tu che il mondo poteva finire. Liberati. Questa è classica visuale di quando ti stai liberando. Però non mi toccare. Complimenti alla mamma. Non le avevi detto proprio niente. Grave errore. Ehi, ma che fai? Attenzione. Calma, calma. Larissa, aspetta! Larissa! Ora niente ti salverà, stronzo. Attenzione, dobbiamo solo liberarci.
Che bastardo sto Victor. Questo era quello che c'era scappato nel luogo dove abbiamo fatto la betulla. Guarda il ragnetto che ci hanno dato. Il tre a Celomei. Io lo voglio morto questo. Sembra che ti piaccia dargli la caccia, Nicef. Petrov non deve interferire con il lancio del Collective. Trova quel criminale, adesso. Che traditore questo. Ma quindi qua si spezza il dubbio che avevo su Sechelov. Cazzo, non mi dire. Non starmi addosso, ok? Perché se prima sospettavo che Sechelov potesse centrare, a sto punto è chiaro che non c'entra. Qua c'è qualcosa, ma come cazzo si attiva? Non l'ho capito. Aia, madonna. Vabbè, dobbiamo andare. Quanto? 1300 metri. No. Vabbè, sali in macchina. Vediamo se riusciamo a fare abbastanza velocemente. Ce l'abbiamo dai coglioni. Vai via. Davi mie notizie? Ti sento forte e chiaro e presto potrò vederti di persona. Preparati, coglione. Fidati di me, le preparazioni sono già a buon punto. Ci saranno sorprese, cane. Hai rivoltato la rissa con uno stronzo. Non mi rispondi al telefono. No, mi spezzi il cuore. Non me ne frega un cazzo della tua relazione. Puoi rintracciare la chiamata, Charles. Dov'è quello stronzo? Il segnale arriva dal teatro Plisetskaya. Un teatro? Qui nella struttura? Che fagna. È un teatro, compagno maggiore, non un circo. Sfuggirà di nuovo. Già non ha capito la battuta, il guanto. È un teatro, non un circo. Che io gli ho detto pagliaccio. Allora, andare con la macchina significa perdere tempo. Magari seguiamo la strada. Ma questo è all'inizio, dove c'è la nonna Zee. Dai, dimmi che qua c'è qualcosa di interessante. Non può essere vuoto. O anche sì. Mamma mia, guarda come si bugga sulle pietre, raga. Qua è pieno di sti robot. No, non li ho fatti un cazzo. Minchia, questi sono proprio resistenti. Che due coglioni. Ma non gira sta merda. Ok, raga, sono arrivato in una casa dove si può... Io ho esplorato un bel po' qui in giro. Ho fatto una strage di gente. Non so se queste scene ve le taglio. Probabilmente quindi, sì, maggiore. Ma adesso posso potenziarmi. La cosa che vorrei potenziarmi, onestamente... Porca puttana, quanto ne ho raccolto! 503! Allora, intanto la telecinesi. Potenziamento del guanto che riduce il recupero della telecinesi. Molto OP. Oppure la forza di una morsa di DNA aumenta ogni secondo, infliggendo danni al bersaglio. Là. Questa la mettiamo. Poi abbiamo questa qui. Misura... drastica. Quando le riserve del guanto terminano, l'unità di genetica utilizza l'ATP presente nel tuo sangue, permettendoti di usare l'abilità in cambio della tua salute. In caso di emergenza, ma secondo me mi ammazzo con una situazione del genere. Il getto di polimeri invece continua ad essere un po' utile. Aumenta la viscosità dei polimeri da combattimento per rallentare i bersagli. Così già diventa utile, anche se non lo elettrifico. Ok ragazzuoli, mi sono ripreso la K47 che tra l'altro è potenziata pure con il modulo cartuccia, infatti possiamo inserire in questo caso danni elettrici alla K, ha aumentato molto i danni, il manico, tutto così, il personaggio avete visto come l'ho potenziato, sistemato l'inventario, posato la pistola e siamo pronti ad andare carichi e cazzuti, tra l'altro... Abbiamo potenziato parecchio il modulo cartuccia, quindi di conseguenza non sprechiamo tantissimo da quello che facciamo. Comunque adesso basta rompervi i coglioni, ci vediamo al ping. Ok, dovremmo quasi essere arrivati perché comunque è lì il punto che dobbiamo raggiungere. Quindi, mamma mia, mi sono stoccato, però esagerato. Guarda, cioè raga, da lì sono caduto, non è che... Ok raga, sono gli ultimi robot che mi servono. Cioè che mi servono, che mi mancano. Vediamo che non rompono i coglioni. Ma cos'è? Oh cazzo. Ci siamo. A
Cazzo di crostini! Un tortino troppo cresciuto come quello mi ha quasi ridotto in cenere al villaggio Forester. Ora sei armato fino ai denti, compagno maggiore. Non riusciremo a entrare nel teatro finché il Belliash protegge l'ingresso. Saremo dentro in 5 minuti. Non vedo l'ora di fargliela pagare con gli interessi. Porca puttana. Punti deboli? Al fuoco. Vulnerabile un po' a tutto. Vediamo se riusciamo a rallentarne i movimenti. Qualcosina gliela stiamo togliendo. Madonna. In teoria dovrei sollevarlo, però non si fa un cazzo. Allora, ho bisogno del modulo cartuccia ghiaccio, raga, lo testiamo per la prima volta. Oddio. E sembra che non faccia un cazzo. Ah, lo sto rallentando, sì. Vabbè, c'è low motion. L'ho congelato. Maledetta la fine. Ti piace? Stiamo consumando un casino di... Solo riscaldando. No, è debole all'elettricità, raga. Possiamo risparmiare un mare di proiettili affrontandolo con questo. L'elettricità li toglieva molto di più. Però ce la stiamo cavando bene, anche perché siamo attrezzati per bene. Oh cazzo. Mamma mia. Però a primo colpo eravamo sicuramente più attrezzati. Cosa mi dà? Parti metalli, vabbè. Mamma mia. No, non si può andare sott'acqua. Ma vai a cagare, guarda qui. C'è permesso. Ok. Lottiamo che abbiamo sprecato un bel po' di risorse. Abbastanza risorse. Però ce la siamo cavata. Qua c'è una registrazione. Charles, riesci a rintracciare Petrov? Purtroppo no. Petrov non sta più trasmettendo. Lo rintraccerò quando lo farà. Ricevuto. Ma non trasmetterà di nuovo. Quel lurido bastardo si è nascosto in qualche angolo buio e ci rimarrà nella speranza che i robot mi uccidano prima che lo trovi. Devo avvertirti che Petrov conosce bene questo teatro. Ha buone ragioni per sperare in un tale esito. La speranza è pericolosa. Si sta solo crogiolando in un falso senso di sicurezza. Dammi informazioni sul teatro. Il teatro Maya Plisetskaya venne fondato nel 1948. Fu il primo teatro al mondo a utilizzare intrattenitori robot. È il teatro più famoso dell'Unione Sovietica, quindi è difficile trovare i biglietti. Comunque, signori, è arrivato per noi il momento di salutarci. In questo episodio abbiamo affrontato un mare di robot. Siamo arrivati fino a questo punto del gioco. Non so a che punto siamo. Nei prossimi episodi, se ci riusciamo, vorrei prendere un'arma ancora più tosta, magari tipo il ragazzone, che dovrebbe essere un lanciarazzi. E vediamo, almeno in casi estremi, con nemici estremi, abbiamo un'arma più adatta di quelle che abbiamo attualmente, che sono più per i nemici normali. Detto questo, signori, nel prossimo episodio cerchiamo anche quel bastardo di Petrov che ci sta scappando di continuo. Speriamo che questa volta è l'ultima tappa che abbiamo. Alla prossima. Ciao, benvenuti.